E allora Vale, iniziamo subito, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sotto il segno dell'Ariete nasceva un compositore e musicista tedesco, considerato uno dei geni della storia della musica. Nel 1685 nasceva Johann Sebastian Bach. Bach discendeva da una famiglia di musicisti professionisti che andavano dall'organista al musicista da camera nelle corti, includendo anche compositori. Johann Sebastian Bach iniziò a ascoltare la musica fin da tenerissima età. Da suo padre, Johann Ambrosius Bach, il giovane Sebastian ricevette i primi rudimenti di violino, mentre dallo zio insegnamenti sul clavicembalo. Perse i genitori da giovanissimo e così il giovane Bach andò a vivere con suo fratello, organista presso la chiesa di San Michele. Durante la permanenza da suo fratello, Bach continuò a studiare molto la musica, venendo a conoscenza, grazie a lui, delle partiture dei grandi compositori dell'epoca. Nel 1700 Johann Sebastian Bach vinse una borsa di studio presso la prestigiosa scuola di San Michele, dove imparò benissimo l'organo e il clavicembalo, e anche l'italiano e il francese. Nel 1703 Bach venne assunto come musicista di corte nella cappella del duca Giovanni Ernesto III in Turingia. Pensate che nel 1705 intraprese un viaggio che divenne leggendario. Si recò infatti a Lubecca per ascoltare il famoso organista Dietrich, affrontando il lungo percorso di 400 km tutti a piedi. Dopo 4 mesi sposò sua cugina Maria Barbara Bach. Nel 1708 Bach ottenne il ruolo da organista di corte e nel 1714 maestro di concerto di Guglielmo Ernesto di Sassonia. Qui ebbe modo non solo di suonare l'organo, ma di comporre musica per tale strumento e suonare un repertorio più vario di musica, da concerto in collaborazione con gli altri strumentisti della stessa città. Era un grande affezionato della musica contrappuntistica. Bach compose la maggior parte del suo vasto repertorio di fughe nel periodo di Weimar, dove godeva l'amicizia e la fiducia del principe. Dopo qualche anno Bach incontrò una giovane cantante, Anna Magdalena, figlia di un trombettiere di corte e di campo. Con lei Bach ebbe 13 figli. Anche con la prima moglie ebbe 7 figli. Infatti Bach era papà di 20 figli. Nel 1722 Johann Sebastian Bach divenne direttore musicale della chiesa di San Tommaso a Lipsia. Era considerato nelle corti tedesche uno dei migliori musicisti in assoluto. Per i giorni festivi più importanti in assoluto, come il Natale e la Pasqua, Bach scrisse cantate e oratori di particolare bellezza, come ad esempio il Magnificat per il periodo natalizio o di notevole complessità come la Passione secondo Matteo per il Venerdì Santo. Lui stesso considerava il brano La Passione secondo Matteo una delle sue opere migliori. Nel 1747 Bach si recò alla corte di Federico II di Prussia. Il re inventò al momento un tema al clavicembalo e sfidò Bach a improvvisare una fuga basata sul suo tema. E Bach improvvisò una fuga a 3 voci. Bach godette di un'ottima salute,
anche se era un accanito fumatore di pipa. Un problema serio per Bach però era la vista, era miope e nel 1750 perse infatti la vista. Qualche mese dopo riacquistò la vista, ma fu colpito purtroppo da un ictus. Bach morì a Lipsia il 28 luglio del 1750 all'età di 65 anni. La morte avvenne per un collasso cardiocircolatorio, ma pensavano anche che lui era affetto da diabete. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto domani. Ciao da me, Silvia Pagni.